Benvenuti in questo video, sono Gianni95, questo è Cooking Craze. Allora, vi spiego un po' come sono messo, sperando che voi comunque sentiate l'audio di gioco, o almeno sentiate il mio audio. Il mio audio si dovrebbe sentire, l'audio di gioco non lo so, perché ho fatto una prova di registrazione e funziona. Solo che delle volte fa un po' a modo suo. Quindi va bene, adesso sono praticamente messo così. Allora. Nei primi livelli di Parigi, siamo a Parigi, adesso siamo in Francia. I primi livelli li ho fatti, i primi 20 livelli. Ora io vi registro il 21esimo e poi dopo naturalmente gli altri livelli li farò per conto mio, a meno che non interessino a voi, ma sto vedendo che il precedente episodio è caricato sul canale molto avanti rispetto comunque a quando l'avevo registrato, non è stato visto molto, cioè vabbè, è da un'ora, quindi magari non è uscito a molti il video. Però non l'ha visto praticamente nessuno, l'ho visto solo io, l'ho rivisto il mio video per vedere come andava, se andava bene. Qualche problema c'era, ma problema non fastidiosi comunque. Avevo fatto tutti i 20 livelli i 20 livelli in tutte e tre le difficoltà. Facile, normale, difficile. 20 livelli, a parte il 17. Il 17 non sono mica riuscito a farlo perché praticamente guadagno poco oro da ogni cosa. Adesso faccio vedere cosa potrei guadagnare dalle mie vendite del mio ristorante, del mio bar di colazione in questo caso, perché appunto vi serviamo cornetti e cioccolata, quindi non è che serviamo quelli tanti piatti, semplicemente un certo numero di piatti giusti per venderli in un ristorante. Poi devo fare il 21 e lo farò in questo episodio. Poi dopo magari vedrò quanti livelli riuscirò a fare in questo episodio magari, e poi gli altri livelli li faccio per conto mio, e poi vi porto il livello 31 come prossimo episodio. Attualmente non so come inserire la serie, perché diciamo ci sono, adesso sto parlando un sacco di cose, ma vi devo spiegare questa cosa, perché c'è God of War e Deep Rock Galactic durante la settimana, e Minecraft e Fortnite durante il fine settimana. Quindi non so quale, cioè come incastrare in mezzo questa serie, perché comunque l'avevo già iniziata e voglio portarla avanti, anche perché il gioco mi piace e voglio giocarci. Quindi per giocarci devo registrarvi gli episodi per portarvi progressi, perché appunto voglio farvi vedere a che punto sono con le cose. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo fatto New York e l'abbiamo completato 3 stelle, 100% 3 stelle. Ho completato sia tutti i livelli e sia i negozi, i potenziamenti nei negozi. E quindi ho fatto tutto completo al massimo. Ora siamo a Parigi, poi c'è tutte queste città ci sono, tutte queste da fare, tutte quelle d'Europa, tutte quelle dell'Europa. E poi tutte quelle dell'Asia. Tutte queste qua, poi c'è l'Australia e l'Oceania, poi ci sono quelle dell'Africa e quelle del Sud America. Non so dopo la a Parigi, cioè a Francia, cosa mi sblocca, quale città devo fare dopo, perché non me lo dice. Semplicemente quando clicco su uno mi dice questo, mi dice completa la città attuale per sbloccarla. In qualsiasi città mi dice questo, quindi non so quale città mi sblocchi, però adesso è il fatto che stiamo andando avanti, quindi l'importante è andare avanti. Poi vedremo naturalmente gli eventi, quelli dove ci sono questi qua, il drive-in oppure quello del stagionale. Sono, diciamo, per chi il shop, perché praticamente sono difficilissimi da fare, non ti spiega neanche come giocarli, i livelli, e quindi è solamente per chi ha voglia di comprare e avanzare nel gioco, perché dà dei bonus nel gioco, però è solo una perdita di tempo, perché praticamente sono livelli estremamente difficili, che ci sono i booster per completarli, quindi magari sono scemo, però io non ci riesco. Poi adesso vi faccio vedere il negozio, sperando che la registrazione registri tutto ovviamente. Allora, praticamente nel mio negozio ho i cornetti che costano 7 monete, cioè ogni volta che li vendo do 7 monete, anche se sono farciti, hanno delle decorazioni sopra, tipo le fragole, tipo il cioccolato. Valgono i cornetti, solo i cornetti valgono 7 dollari, 7 dollari francesi. Vabbè, qua siamo in Francia, quindi francesi
francesi. Adesso non sono tutte le nazioni, non pensiate che in tutte i paesi io riesca a dire che dollari sono, perché magari so la l'unificazione di Parigi, ma non so quella di Toronto, o non so quelle le altre comunque. Quindi state tranquilli, non vi dico tutto e abbiate pazienza. Questo episodio magari durerà un po' di più, ma per spiegarvi, perché vi avevo detto che avrei fatto questi episodi come extra alla serie, perché comunque la serie finiva con New York. Ho deciso comunque di portarla avanti, quindi voglio registrarvi questo momento. Poi vabbè, ci sono le fragole che costano una moneta per adesso. Se le potenzio mi dà 3 monete. Ogni fragole che vendo al cliente. Poi c'è la cioccolata, 3 monete. I vassoi, i piattini che sono a 3, l'ho potenziato al massimo i piattini. Potrei potenziare anche quelli per i vassoietti a 3, perché ho le monete per farlo. Però non sono indeciso se fare quello o fare quelli sotto, perché magari può essere che con 4500 posso prendere il microonde potenziato. Poi il budino abbiamo che costa 5 monete, per adesso lo faccio vendere a 5 monete. I frutti di bosco a 2 monete. I vassoietti sono a 2, però potrei fare anche al 3, però volevo magari aspettare, che secondo me è meglio comprarci il microonde che facciamo le cose. Poi dopo la cioccolata calda costa 8 monete. Potrei potenziarla a 10 monete, ma prima penso alle cose che mi fanno guadagnare tempo, perché ci sono certi livelli a tempo che sono complicati da fare e quindi ho bisogno di potenziarmi le cose a tempo, quelli che velocizzo la produzione. Quindi devo fare questo, tipo questo. Il forno a microonde che per ora ogni 5 secondi mi fa due, se le metto in funzione ovviamente, mi fa due piatti. Due cotture praticamente. E io voglio portarlo a tre secondi. Tre piatti a 3 secondi. Quindi secondo me è meglio. E lo facciamo. Ok, così almeno abbiamo i cornetti più istantanei. Poi c'è la macchina per la cioccolata che possiamo potenziarla fino a che può farne 3. E per ora ne fa 2 a 5 secondi. Dopo se la potenzio fa 3 a 3 secondi. Che è molto veloce, 3 secondi, quindi può essere un miglioramento importante. Poi c'è il frigorifero che ogni 5 secondi fa 2 piatti. Fa 2 di questi budini. Budini per colazione, non lo so, semplicemente vabbè, quello che è, tanto mi potenzio io off camera, quindi non vi faccio vedere a parte questo potenziamento che ho fatto insieme a voi perché avevo le monete da fare. E quindi va bene, se faccio livelli extra mi dà delle monete in più, quindi posso accumulare monete. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente, quindi riporterò gli episodi quando riuscirò a portarveli, naturalmente alternando con God of War e Deep Rock Galactic, perché non so come incastrarlo in mezzo. Nel precedente episodio ho tolto quello di Deep Rock Galactic e ci ho messo uno di Cooking Craze. Secondo me andava bene, sinceramente, però non voglio fare due sostituzioni a Deep Rock Galactic, vorrei fare una a Deep Rock Galactic e una Cooking Craze e una God of War, in modo da alternare un po', magari uscirà un po' di meno di God of War, ma almeno avrete anche questa serie che è in mezzo incastrata insieme alle altre. A vedere quanto stiamo registrando. 9 minuti, ho fatto 9 minuti di tour del mio mondo, della mia produzione di cibo. Che adesso non so come descrivere, semplicemente potrei farvi vedere anche New York, ma New York l'ho proprio ammazzato al massimo. Adesso siamo a Parigi e facciamo Parigi. Quindi vabbè, ho fatto un po' di spiegazione, il video durerà un po' di più, ma almeno vi ho fatto vedere come sono messo con la situazione di Cooking Craze. Facciamo livello 21. Livello 21, obiettivo è 325 monete. Quindi bisogna espandere il costo dei nostri prodotti, perché così posso produrre. Cioè, così mi danno più monete, se no senza monete non è che facciamo tanto. Anche se qua comunque le monete le indica come monete di normali, sarebbero le monete di Parigi, della Francia praticamente. Quindi, vabbè, quelle con la Torre Eiffel, che in questo gioco è Torre Eiffel, quindi non prendete che le vere monete di Parigi siano queste qua. Semplicemente, cioè queste qua in alto, con 704.
Nel gioco hanno quell'icona lì. Nella realtà magari in un'altra icona diversa. Molto probabilmente sì, penso solo alla fine del gioco. E va bene, dai, andiamo a fare questo livello. Allora, vediamo i nostri clienti cosa vogliono. Intanto possiamo preparare tre cornetti. Oh, che bello, la produzione che va veloce. Ok, abbiamo quello pronto. Mettiamo tutto a preparare. Fragole, ok, cornetto e fragola e cornetto. Ok, ho fatto la combo. Questo c'è. Ok. Questo qua. Questo. Fragole e cioccolato e cioccolata calda. Adesso non so se riuscirò a fare il livello, quindi prendete che sto provando a fare il livello insieme a voi per la prima volta, quindi non è che detto che io riesca a fare il livello. Cioccolata e fragola. Poi non dovrei parlare per giocare meglio. E infatti ho perso. Ho fatto 308 monete. Devo fare 325. Quindi va bene, intanto prendete che io non so se riuscirò a passare il livello in diretta con voi, perché dovrei stare zitto e concentrato. Però non posso fare il video muto. E quindi parlo e vi intrattengo mentre provo i livelli. Proviamo tipo questo livello qua. 110 monete, non devo bruciare niente. Proviamo questo, giusto per portarvi dei video, cioè per farvi vedere a che punto sono arrivato. 6 clienti, eh. Allora, la signorina qua cosa vuole? La cioccolata. E l'uomo lì vuole una brioche alla cioccolata, un cornetto alla cioccolata. C'è quella che vuole la fragola, la vecchietta. Ok, cornetto al signore. Tre di questi e uno di questi. Tre cornetti e un budino. Anche se non, a me non mi sembra un budino, comunque, però. Ok, cioè. Prendila come vuoi. Ah, già fatto? Era corto questo livello. Vabbè, vedi, almeno un livello ve l'ho passato in video, cioè l'abbiamo passato insieme. No, pubblicità no, ti prego. Sto registrando. Vabbè, è arrivato il video mentre stavo registrando, quindi così a caso, perché le pubblicità divagano nei giochi. Non in tutti i giochi, quindi magari c'è qualche gioco che fa uso di pubblicità ed è buono, diciamo. Adesso proviamo il livello 21 di nuovo. Provo a vedere se riesco a passare insieme a voi. Se no passiamo a un altro livello bonus che sta lì in fila. Tanto vi ho fatto vedere che sono arrivato fino a questo punto. Sto avanzando. Però avanzerò con calma, senza avere troppa fretta. Allora, signora vuole cornetto, cioccolata e fragola. Altri due cioccolate e fragola. Prepariamo tre cornetti. Questo. E il cornetto. Perfetto, ho fatto combo 5. Se faccio le combo guadagno di più. Allora, uno con la cornetto e fragola. Cornetto, cornetto e cioccolato. Ok. Aia, ho congelato il budino. Ho congelato il budino. Vabbè, il cliente se n'è andato insoddisfatto. Il bot. E non ce l'ho fatta a fare il livello. Vabbè, ci proverò off camera. Se non ci riesco, faccio qualche livello extra per prendere qualche moneta in più e mi potenzio il guadagno. Anche se dovrei potenziare le produzioni, però se guadagno poco non riesco a fare i punti che ci servono, quindi devo per forza potenziarmi anche il guadagno. Quindi facciamo il livello 3, che dovrebbe essere facile. Ci vogliono meno monete per completarlo.
Ok, i due vogliono un budino con i mirtilli sopra, o i frutti di mare, non so. Facciamone un altro. Consegniamo due, la cioccolata calda e un altro di questi budini con i frutti sopra. Poi ne facciamo altri due. Quanti clienti? 14, 3, più 3, 17 clienti, eh. 17 clienti. È tanta roba. Allora, lei vuole la cioccolata. Lui vuole il budino. Lui vuole il cornetto con la cioccolata. E lei il cornetto con la cioccolata e fragole. Allora, due cioccolate. Ok, perfetto. Un budino, va bene. Allora, cioccolata, due cioccolate, due cornetti al cioccolato e un budino. Ok, ma gli ordini sono semplici, quindi ci riesco a farli. Ho già superato l'obiettivo, quindi. No, perché ne ho fatti due? Vabbè, cioccolato e fragola. Cioccolato, fragola e questo. Adesso se ne chiedi un altro, magari. Ecco, no, lui chiede il cornetto. E lei vuole il budino senza i frutti sopra. La bambina. Cara signorina, bambina, qua prendi. Allora, lui, il signore, cornetto e cioccolata e la bambina questo. Perché non è facile descrivervi quello che sto facendo, eh. Cioè, io dovrei dire le cose e concentrarmi per finire il livello nel miglior dei modi. Quindi, cioè, non è facile. Qua ho fatto un obiettivo. Servi 8 piatti. Ok, perfetto. Un obiettivo che ci ha dato qualche bonus. E vabbè, proviamo di nuovo il livello 21. Se non ci riesco, ci proverò off camera. Cioè, non ve lo farò vedere quando ci riesco. Anche se ho velocizzato la produzione, mi serve il guadagno delle monete. Perché senza guadagno faccio poco. Devo fare un po' uno un po' l'altro. Allora, tre cornetti. Fragola e cioccolato. E connetto. Ok, per ora siamo a posto, eh. Fragola, cioccolato, questo e due cioccolate. O meglio di così non posso fare, ho fatto tutte le combo possibili. Questo e poi vuole una di questo, cioccolata e fragola e questo. Fatto! Ho fatto il livello. Incredibile. Incredibile. Cioè, like è dovuto, eh. E like dovete lasciarlo. No, no, la pubblicità. Ecco, a parte la pubblicità, sono riuscito a fare quello che dovevo fare. Ok, ho preso le monete. Prossimo livello com'è? Ah, 31 piatti? Quindi non c'è una moneta, non c'è la moneta da guadagnare qua. Cioè, si può guadagnare monete, ma non è un obiettivo, quindi andiamo nel negozio un attimo. Dobbiamo ragionare. Perché se riesco a potenziarmi anche un po' il guadagno delle monete, è meglio. Ogni tanto. Potrei potenziare la cioccolata, che costa 2 monete in più. Oppure le fragole, 2 monete in più. Il budino, 2 monete in più. I frutti di bosco, 2 monete in più. I bei piatti, non c'entra niente. E il cioccolato caldo, quindi qualsiasi miglioramento che mi fa guadagnare di più, dà solo 2 monete in più. Quindi non è che dà molto, eh. Non è molto conveniente questa cosa. Quindi magari potrei aspettare. Magari mi tengo le monete e giudico cosa prendere. Tanto per ora ho potenziato la produzione di cornetti. E mi manca quello dei budini. Anche se questi non sembrano budini, perché non sono budini, sono della crema, una tortina. Non sembra un budino, però il gioco lo chiama budino, poi vedete qua, budino. E quindi lo chiameremo budino. Anche se a me non sembra budino, quindi magari ditemi voi la vostra opinione.
Ok, va bene, dai, tenterò di fare le cose, di avanzare nella serie, magari vi porterò a livello 31, ma intanto giudicate anche voi il fatto se vi interessa vedere i miei progressi oppure magari volete solo un video ogni tanto, giusto per fare vedere che sto avanzando, me lo dite. Intanto qua potremmo fare la Rose, che praticamente è un ristorante che praticamente puoi andare avanti finché non perdi, finché non fai arrabbiare nessun cliente. Quindi vai avanti fino all'infinito, quindi finché non perdi vai avanti. Quindi c'è anche quello da fare, quindi farò io per conto mio semplicemente. Magari più avanti, se per caso avrò completato questa zona qua, fino ad arrivare al prossimo ristorante che servono 40 biglietti. Adesso ne ho 20 di biglietti, quindi ci vuole un po' prima di arrivare al prossimo ristorante. Magari se mi andrà vi registrerò anche questo ristorante, anche se qua bisogna andare veloce, quindi non devo stare lì a parlare e commentarvi, quindi magari non è bello da vedere. Però semplicemente vado avanti, cioè sto andando avanti. Sto facendo livelli al 100%, quindi sto completando completamente al massimo. Non so se ci sono degli obiettivi su Google Play, però li sto facendo, cioè sto facendo tutto al massimo, quindi più di così non penso di dover fare, a meno che non c'è una missione di guadagnare monete fino a 10.000, 100.000 monete, allora sì, cioè si farà, ma si farà più avanti, sempre se c'è l'obiettivo, se no, cioè, li faccio per conto mio. Vabbè dai, sono stato qua fin troppo tempo, quindi spero che il video vi sia piaciuto, io vi invito a lasciare un like, se questo è stato, un commento per darmi la vostra opinione, iscrivetevi a canali nuovi, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!